dibattito sia aperto. Parleranno tutte quante, dotti medici e sapienti, tutto intorno a una pezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho né per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane è malato, so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi, prima che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola, e fra gente importante io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto l'avete detto, io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possiate fermare devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente